Buongiorno a tutti, anzi buonasera ormai, io sono Bresciani, sono responsabile della direzione tecnica della società Aeroporto e a parte ringraziare per essere stati invitati, vi aggiorno anch'io sullo stato dell'arte per quanto ci riguarda, insomma noi siamo assolutamente in linea con tutto quanto è stato esposto oggi pomeriggio. Ormai dal 2010 fino al 2010 abbiamo dato corso, diciamo, all'aggiornamento del nostro piano regolatore, in previsione proprio di Azelli e di tutto quello che c'è contenuto, quindi abbiamo previsto sostanzialmente all'interno del sedime aeroportuale un'ampia area di circa 40.000 metri quadri destinata ad ospitare un parcheggio di interscambio e appunto un sistema di collegamento verso la stazione che sostanzialmente è in comune tra aeroporto e Azelli. E tutto questo proprio nell'ottica di creare un unico polo di servizi logistici e di interscambio con le funzioni anche aeroportuali. L'aeroporto sta crescendo, sta uscendo un po' da un periodo di, come dire, stagnazione, abbiamo nuovi voli ormai quasi tutte le settimane, leggete anche voi un po' le notizie. Anche dal nostro punto di vista abbiamo nel concreto già realizzato delle cose, abbiamo la progettazione definitiva del tratto di cabinovia che dalla stazione viene verso il terminal, abbiamo peraltro appunto avuto l'approvazione in sede di Ministero delle Infrastrutture del nostro piano regolatore, di fatto che è anche recepito dal Comune nel suo piano urbanistico comunale, quindi siamo, diciamo, uno dei pochi, ritengo, aeroporti italiani ad essere molto integrati in termini di pianificazione degli spazi, diciamo. Quindi noi il contributo che diamo, a parte quello meramente economico nell'aver finanziato anche parte della progettazione della stazione, è di mettere a disposizione un'ampia area sostanzialmente già libera, quella dove ci sono i contenitori della Derrick, per capirci. Questi signori sono ospitati anche questi per motivi di pubblica utilità, annualmente li teniamo lì in previsione di. Mettiamo a disposizione quell'area lì proprio per fornire uno sfogo e un'area di, diciamo, interscambio, un po' sulla scorta di quello che c'è a Milano, come citava l'ingegnere, a Famagosta, piuttosto che, ecco, quindi un polo polifunzionale che abbia un parcheggio, una stazione delle autolinee, servizi, diciamo, in qualche modo collegati alla realtà di Azelli e anche di fatto alla città. Quindi il ruolo nostro è quello di essere, ecco, di supporto, allo stesso tempo, come dire, trovare vantaggio del parco tecnologico e mettere a disposizione i servizi che ci sono già in aeroporto. Anche qua, se avete poi qualche ulteriore richiesta. Grazie.